Salvini e Casini perché è criccato per l'eccesso di Viagra. Noi lo sappiamo benissimo che per un sogno immortale, per ormai con tutti i trapianti che ha fatto, non solo quello della prostata, non solo quello dei capelli, ma poi con tanti trapianti che ormai è Cyborg, è un Terminator e non morirà da noi, non lo vogliamo, non lo vogliamo di nessuno. Noi vogliamo che siano sconfitti politicamente. Io ho detto, ma se dicono delle cose faccio. Sono i centesimi ai portatori di handicap al 100% per finanziare e mantenere piedini che fa l'avvocato del vostro Presidente del Consiglio, perché il mio Presidente del Consiglio non ce l'ho, sono orfano. Genova dal principio del Bideico, un anno della Chiesa. Volevamo domandarle, lei pensa che sia veramente, diciamo, il problema Berlusconi per quanto riguarda questo stato qua, sia veramente lui il problema? Oppure è una concentrazione di potere tale che sarebbe assurdo pensare che abbia responsabilità uguali a quelle degli altri, cioè è il capo del governo, ha il controllo delle televisioni, adesso facciamo sempre la stessa cosa, controlla il Parlamento, la maggioranza del Parlamento, i giornali, potere, è l'uomo economicamente, politicamente e mediaticamente più forte d'Italia, quindi dire che non sia un problema sarebbe insensato, non sembra consiglio. Per quanto riguarda un'alternativa, chi potrebbe essere un'alternativa, diciamo, al momento di questa classe politica chiamata alcune volte casta, l'alternativa a Berlusconi, in modo reale che veramente possa pensare al cittadino e non ai propri problemi personali? Non è facile rispondere perché la politica poi è una cosa che rimescola continuamente, che crea situazioni diverse dove può emergere uno piuttosto che l'altro come punto di raccordo. Difficile dire se sarà uno che non penserà a se stesso, non lo penso questo. Lei pensa che dal basso ci sia veramente la realtà, magari per qualche lista civica, per qualche, diciamo, movimento? Dipende dalle persone che schiera, dipende dalla credibilità che ha. Non direi che oggi una lista civica possa prendere conto, però se ci sono degli sconquassi nell'opinione pubblica potrebbe anche raccogliere, però teniamo conto che il centrodestra è molto compatto, cioè sarebbe una lista civica che prende nel centro-sinistro, forse qualcosa da quello che si sta muovendo a destra. Attualmente non consiglierei a nessuno di provare con una lista civica. Benissimo, la ringrazio, prego. Molto gentile, buonasera. Siamo qua a Genova con Don Farinella, al presidio del B-Day. Don Farinella, lei pensa veramente che sia Berlusconi il problema di questo paese? Beh, mettiamola così, che siamo costretti ad essere qui a fare il B-Day perché in questo paese, in questo straccio di paese, non c'è uno straccio di opposizione, perché se ci fosse un'opposizione noi non saremmo qui, perché saremmo degnamente rappresentati in Parlamento e nelle sedi istituzionali. Non funzionando il Parlamento, perché addirittura è chiuso per mancanza di leggi e per mancanza di parlamentari che si beccano 15.000 euro al mese senza fare niente, noi siamo costretti a scendere in piazza contro Berlusconi perché qualcuno l'opposizione la deve fare. Al momento chi pensa che veramente possa essere un'alternativa che ci possa
guidare, diciamo. Questa è una domanda terribile a cui non c'è, in questo momento non vedo una risposta, perché almeno dal livello istituzionale non vedo nei partiti attuali un'alternativa, la vedo semplicemente nella società civile, e quando siamo alla disperazione la società civile italiana ha sempre prodotto figure straordinarie. Per quanto invece riguarda il discorso della, che vogliono privatizzare l'acqua a livello nazionale, quindi non solo il problema che viene riscontrato a Genova, cosa ne pensa? Pensa veramente che... è la carognata più grande che si possa fare in un paese dove il 40% dell'acqua si perde perché manca la manutenzione, no, non si pensa di risolvere il problema privatizzando l'acqua e quindi facendo ancora multinazionali che venderanno un bene che è essenziale insieme all'aria che respiriamo, non può essere privatizzato. Sapeva che anche il governo Prodi e quindi diciamo gli attuali ministri del governo Prodi nel 2006 fecero un disegno di legge per privatizzare l'acqua? Sì, lo sapevo che questo, quindi. Però questo non vuol dire nulla. No, era giusto perché no. Io non ho sposato né il governo Prodi. No, ma no, lei signor se e non voglio fare di tutte le cose, ogni erba un fascio. Dico semplicemente che il governo Prodi, non per colpa di Prodi, era un'armata Brancaleone che non sarebbe andata da nessuna parte, infatti non è andata nemmeno nel suo giardino. La ringrazio. Perché ritengo che fossero probabilmente pagati da Berlusconi per non fare. Per restare al governo in quel modo e preparargli senza colpo ferire le nuove elezioni che ha stravinto alla grande e adesso. Quindi a preparare la strada, diciamo, per questo governo qua. Ok, la ringrazio. E resisteremo. Grazie a tutti. Battete le mani a tutti voi. Venite, così rimaniamo tutti in contatto.